Ciao, sono Giorgia di Vega Allegri e oggi prepareremo assieme una ricetta base della cucina vegana, ovvero la ricotta fresca. Ci serviranno solo due ingredienti, del latte di soia, meglio se autoprodotto, e dell'aceto di mele. Indosso il grembiule e vediamo assieme come preparare la ricetta. La ricottina pronta, l'ho lasciata scolare in frigo per qualche ora, adesso la sforniamo. Ecco qui, questo è un prodotto neutro, quindi è quasi in sapore, per cui è ottimo per essere utilizzato sia nelle ricette dolci che nelle ricette salate. Se invece volete utilizzarlo come formaggino fresco, magari spalmabile o da aggiungere, non so, all'insalata, come più vi piace mangiare una ricotta, vi suggerisco di insaporirlo leggermente prima di metterlo a scolare, ad esempio con un pochino di sale, succo di limone e aglio in polvere per una versione salata, o con delle erbette secche o fresche per dargli quel sapore un po' provenzale, perché altrimenti, ripeto, così è leggermente insaporito, è quasi come se fosse una sorta di tofu vellutato con un sapore un po' piacevole, proprio perché è stato utilizzato l'aceto di mele per la cagliatura. Io utilizzerò questa ricottina per una ricetta dolce e non vedo l'ora di mostrarvela. Nel frattempo, se vi è piaciuto, mettete un like e buona ricetta a voi. Ciao!